al congresso dalla cellula all'anima nell'era dell'epigenetica ho parlato dell'anima, un argomento estremamente impegnativo, però è una necessità ormai, non solo per umanizzare la medicina e la società, ma è importante anche per rendere più scientifico e più efficace l'intervento della medicina per la nascita e l'evoluzione delle malattie. Perché l'anima ha un ruolo importantissimo per quanto riguarda la nascita e l'evoluzione delle malattie, perché qualunque malattia è multifattoriale. E le più grandi battaglie nella vita si vincono e si perdono prima di tutto e soprattutto nella nostra dimensione immateriale, nella dimensione immateriale dell'essere umano.